Io vi parlo da cittadino, da uomo della strada, da uomo prestato per un certo periodo alle istituzioni e ad alcuni incarichi istituzionali, che si è occupato quasi sempre del rapporto tra valori e regole. La premessa è che credo profondamente nella nostra Costituzione. Credo sia profondamente attuale, credo però che debba anche essere in parte attuata. E sono qui a proporre alcuni spunti che traggo dalla Costituzione per quello che è il problema del patrimonio del futuro, della città del futuro, dell'architetto del futuro, i tre momenti in cui vorrei scandire questa relazione. Il patrimonio del futuro. Il dialogo tra passato e futuro ci consente di vivere la complessità del presente. Abbiamo una memoria del passato che è espressa dalle pietre, dagli oggetti che richiamano quel passato. Abbiamo un progetto del futuro che è espresso dal linguaggio dell'erba, dei fiori, degli alberi, dell'acqua, della terra e dell'aria che ci circondano. Continuiamo sempre di più a non ascoltare quei linguaggi, a farli tacere senza renderci conto che occorre una consapevolezza che solo la cultura, una cultura di tutti, non una cultura elitaria, può dare dello strettissimo rapporto che vi è tra passato e futuro per mantenere la nostra identità e la nostra dignità, che è quello che ci propone l'articolo 9 della Costituzione. Promozione della cultura, nel primo comma della norma, tutela della memoria, cioè del patrimonio culturale e artistico, e tutela del progetto del presente e del futuro, cioè il paesaggio, o meglio l'ambiente, così come il paesaggio può essere interpretato. In questa norma, che mi pare fondamentale, una tra le più importanti della Costituzione, tanto sbandierata quanto poco applicata, mi pare che è una delle chiavi della nostra sopravvivenza. Nella riflessione che l'articolo 9 della Costituzione propone sul rapporto tra lo spazio e il tempo, tra il paesaggio, il territorio, l'ambiente, così come definiamo lo spazio, e il tempo, il patrimonio storico e artistico, nel contesto di una globalizzazione che ci ha dato molto, ma ci ha anche elevato altrettanto molto. Ecco, io credo che il rapporto tra memoria del passato e progettualità del futuro va affrontato nell'ottica della cultura, ce lo dice l'articolo 9, primo comma della Costituzione, quando ci parla di sviluppo della cultura come premessa della tutela del paesaggio, cioè dell'ambiente, e di tutela del patrimonio artistico e culturale. A condizione che non si tratti di economia di cultura, cioè di tagli sbrigativi, orizzontali o verticali, alle risorse, con il predominio della logica di sfruttamento, ma un'economia della cultura intesa come impiego oculato delle risorse per continuare a tenere vivo ad attuare quel rapporto tra il passato e il futuro, che si traduce in una logica di fruizione e di godimento del patrimonio passato e di quello che sapremo mantenere per il futuro nell'ambiente da parte di tutti, non come oggi nella logica di uno sfruttamento, di un'appartenenza, di un profitto per pochi e nella tendenza alla pigrizia o al disinteresse da parte della maggioranza. Vedete, l'ambiente è un concetto multiforme e onnicomprensivo. È un arcipelago di valori, spesso in conflitto tra di loro. Pensate alla fotografia spietata che ce ne offre l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Pensate alla fatica che è costato il rimettere in sesto una disciplina penale ragionevolmente seria della tutela dell'ambiente
nel 2015, passando da una prospettiva antropocentrica, l'uomo al centro e l'ambiente, nella misura in cui è possibile guardare un po' adesso, a una prospettiva ecocentrica. Ecco, io credo che la Costituzione, e cercherò di dimostrarlo nel tempo che ho a disposizione, ci aiuta a svolgere questo discorso. Ci aiuta a svolgere questo discorso, taglio alcuni passaggi che troverete con tranquillità nella relazione, leggendola magari in tempi non come quello di adesso, ed è la considerazione che l'articolo 9 è inserito nei principi fondamentali per definizione della stessa Costituzione ed è una norma nuova, originale per il momento in cui venne affermata, forse all'inizio neppure compresa pienamente dai padri costituenti. Lega appunto insieme sviluppo della cultura, tutela del paesaggio, tutela del patrimonio storico e artistico, affidandole non allo Stato e alle sue strutture formali, ma affidandole alla Repubblica, cioè a tutti noi. Stato, Repubblica, Nazione esprimono nell'articolo 9 tre prospettive di un'unica realtà, la prospettiva giuridico-istituzionale, quella civile e sociale, quella culturale. Anche l'articolo 9 ci dà varie prospettive per guardare un fenomeno che in realtà è unitario. Quando ci parla di paesaggio, poi ci parla di ambiente, a cui bisogna aggiungere l'ecosistema, poi ci parla di territorio, esprime tre prospettive di un'unica realtà che vanno coordinate e vanno armonizzate tra di loro: quella estetica culturale, quella sociale e quella giuridica. Articolo 9 dà una specie di trittico in cui il pannello centrale è dedicato alla cultura che deve essere sviluppata. I pannelli laterali sono dedicati al paesaggio e al patrimonio storico. Nel quadro dei principi fondamentali, perché l'articolo 9 in quella parte, in quella premessa della Costituzione che si occupa di democrazia, di eguaglianza, di solidarietà, di laicità e degli altri principi che seguono la nostra convivenza, quel trittico è essenziale. E un trittico essenziale è la Corte Costituzionale, della quale ho avuto l'onore di far parte per 9 anni, già nel 1992 avvertiva che questa norma impegna la Repubblica ad assicurare, tra l'altro, la tutela del patrimonio culturale nazionale, la tutela dell'ambiente, ad assecondare la formazione culturale dei cittadini e arricchire quella esistente, a realizzare il progresso spirituale e ad acuire la sensibilità dei cittadini. Parole un po' alate, un po' retoriche, che però esprimono una realtà fondamentale. Senza cultura, ripeto, non la cultura elitaria, senza la cultura che appartiene a tutti noi come patrimonio e come capacità di dialogo e di coniugare il passato e il futuro, non si ha una identità, non si arriva soprattutto a quella pari dignità sociale che è il traguardo a cui la Costituzione ci chiama. E per dirla in modo più brutale, io non so se un ministro nel passato l'abbia detto o meno, con la cultura non si mangia. Con la cultura si può mangiare, a condizione di vedere che cosa si mangia e come si mangia. Se si mangiano le sovvenzioni, se si mangia coi gomiti sul tavolo arraffando quello che c'è, oppure se un uso oculato delle risorse culturali, penso a tutta la tematica del terzo settore nella protezione dei beni culturali, non si possono creare occasioni di lavoro e occasioni di guadagno in questa prospettiva. Ora, per interpretare l'articolo 9 nel suo significato, dobbiamo metterlo a confronto con un effetto tipico della globalizzazione, del progresso tecnologico, della prevalenza dell'economia del mercato e del dominio della rete, la concentrazione del tempo e dello spazio. Dalla concentrazione dello spazio deriva la mobilità delle persone, si fa per dire,
a Roma siamo fuori da questo tipo di apertura della globalizzazione. Deriva la mobilità delle persone, dei beni, delle idee, deriva il superamento delle frontiere, anche se questo sta diventando precario, come dimostra l'esperienza del crollo di Schengen, del tessuto di libera circolazione europea e il dramma dei migranti in Europa. Deriva la svalutazione della dimensione territoriale a favore di una dimensione virtuale che ha reso molti servizi all'economia ma ha creato molti problemi in essa e in altri aspetti dell'esperienza umana. Alla concentrazione dello spazio fa da controcanto la concentrazione del tempo. Sconfina anche il tempo nella dimensione virtuale a discapito del reale. Annullando lo spazio si annullano i tempi per comprimere le distanze, per superarle. Si elimina la gradualità per assimilare che è necessaria per assimilare la diversità. Si accentua il contrasto tra l'accelerazione dei cambiamenti e dei ritmi di vita e la naturale lentezza dell'evoluzione biologica. Più presto, più in fretta, in modo più efficiente. Però lo spazio e il tempo sono le coordinate, sono alcune tra le coordinate essenziali della nostra identità e della nostra dignità. La scomparsa della sensazione del tempo e dello spazio ci portano spesso a una crisi di identità, di insicurezza, di solitudine da un lato o di massificazione, di uniformità dall'altro lato. E allora si tratta di recuperare lo spazio con la valorizzazione e l'enfatizzazione del diritto al territorio, la riscoperta del territorio, e qui comincia a evocarsi la responsabilità, il ruolo e la presenza dell'architetto, e la cultura, la valorizzazione della memoria. La cultura del territorio e della memoria è il primo ed essenziale valore per uscire, io credo, dalla crisi che stiamo vivendo. Anche perché abbiamo, per fortuna, acquisito la constatazione che il patrimonio culturale, quello storico, artistico e quello ambientale, connessi tra di loro in una inscindibile interdipendenza reciproca, simul stabunt, simul cadent, non cadunt, sono il segno più evidente dell'identità di una comunità, della sua unità e delle sue divisioni e della sua storia. Heberle ci dice che gli elementi costitutivi dello Stato sono il popolo, il territorio e il governo, come lo dicono molti altri, ma aggiunge anche la cultura. Allora, la conoscenza del patrimonio culturale è condizione per il pieno sviluppo della persona umana, per la pari dignità sociale che l'articolo 3 pone come traguardo. È una funzione certamente prioritaria lo sviluppo della pari dignità sociale rispetto all'obiettivo di produrre reddito che sta inquinando lo sfruttamento del patrimonio culturale. È essenziale per superare la frattura altrimenti difficilmente evitabile tra l'oggetto bello, antico, prezioso, raro e la quotidianità, tra lo spazio chiuso e troppo spesso elitario del museo, del monumento, e lo spazio aperto della vita e dell'esperienza di tutti. Il territorio, da questo punto di vista, segna la fusione fra la natura, le esperienze umane, i manufatti, l'arte e l'ambiente, non soltanto uno spazio di collocazione museale o un contenitore di specifici monumenti. Rientra nell'ambito del territorio, del suo valore, del suo significato, ad esempio, anche l'archeologia dello sterminio, la rampa dove gli ebrei discendevano dai carri bestiame ad Auschwitz, o le rovine delle camere a gas e dei forni crematori, o la rampa di ingresso, lavoro rende liberi, o certi esempi di archeologia industriale che testimoniano come allora si lavorava. In questa prospettiva, una delle sfide, io credo, più importanti di fronte a cui ci troviamo, ripropongo in un'altra angolatura quello che diceva il professor Magatti, è quello di passare dalla cultura dell'appartenenza
alla cultura della partecipazione. Vedete, due secoli fa il leitmotiv del nostro vivere era la cultura della proprietà e dell'avere, il codice Napoleone. Da un secolo a questa parte era subentrato il leitmotiv dell'essere, dell'appartenenza, l'appartenenza a una società come identità, la cittadinanza, che però è diventata fattore di separazione, di divisione, di esclusione più che di inclusione. Pensate alle dispute sulla cittadinanza iure soli e iure sanguinis. Oggi è l'epoca dello sviluppo dell'era fondata sulla cultura, sulla conoscenza, sulla partecipazione e sulla condivisione. Ecco l'importanza della cultura come bene comune, perché se riteniamo che i beni di tutti, indipendentemente dalla loro proprietà privata o pubblica, dal punto di vista giuridico, siano destinati al godimento di tutti, dalla Gioconda al Louvre, al panorama del Vesuvio con il Pino di Posillipo, eccetera, alla cultura, dobbiamo aprire il concetto a una filosofia nuova, che è quella che sta prendendo campo anche nel diritto, la filosofia dei beni comuni. E l'articolo 9 allora diventa fondamentale per darci un avvertimento essenziale, e cioè non sostituire il vitello d'oro della lunga marcia degli ebrei verso la terra promessa con l'algoritmo d'oro del profitto e dell'efficientismo ad ogni costo, dimenticando la dimensione personale umana. Questo ci porta immediatamente ad un'altra, alla seconda fase della riflessione che volevo proporvi. La città del futuro, la costruzione della città del futuro prossimo. Il tema della tutela dell'ambiente e del paesaggio deve essere collocato, a me sembra, in un contesto più ampio di quello tradizionale. Non è solo un problema di articolo 9, tutela del paesaggio, sia pure interpretata come tutela dell'ambiente, ma è tutela della salute, della salubrità ambientale, del ruolo dello Stato e dei privati di fronte ai problemi economici e sociali posti dalla crescita e dalla riconversione urbana. Non possiamo limitarci soltanto ad una attualizzazione della città di pietra, del linguaggio delle pietre del passato. Dobbiamo rivitalizzarla secondo concezioni nuove dello spazio pubblico, della sua fruibilità, dell'accesso ad esso da parte di tutti, della sua socializzazione e condivisione, del contributo essenziale che può dare a questa nuova dimensione il verde urbano. È un processo che richiede l'adempimento di numerosi compiti specifici, ostacolo e repressione del liberalismo selvaggio e del profitto senza limiti, previsione e valutazione dei costi della rigenerazione, organizzazione, pianificazione e regolazione dello sviluppo. Richiede una risposta sempre più urgente alle sempre più numerose istanze di qualità della vita di fronte al fenomeno di città sempre più in crescita, sia democratica, sia spaziale, sia politica, culturale ed economica. E allora occorre integrare, e qui l'apertura e la sfida del nuovo, il riferimento all'articolo 9, al trittico tra cultura, ambiente e patrimonio storico-artistico, con numerose altre norme della Costituzione non meno importanti. Gli articoli dedicati al diritto dovere al lavoro professionale, ci arriveremo fra breve, l'articolo relativo alla connessione tra i diritti inviolabili e i doveri inderogabili di solidarietà, l'articolo relativo all'eguaglianza e soprattutto alla pari dignità di tutti, l'articolo che regola l'equilibrio, o che dovrebbe regolare l'equilibrio, tra autonomia e unità nel rapporto tra lo Stato e le entità territoriali locali, quello che regola la concorrenza, quello che regola
la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. E penso solo che se la città è un diritto di tutti in nome della democrazia, perché la città è e deve essere e può essere democrazia nella coesistenza, diritto a frequentare gli altri, al rapporto con gli altri in condizioni di umanità, è anche un problema di diritto alla salute. E ricordiamoci che la definizione di salute non è soltanto assenza di malattie, ma è condizione generale di benessere fisico e psichico, secondo la definizione che ne dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E a questo punto cito apposta la salute, perché mi rendo conto che il problema di una nuova cultura è ostacolato dal fatto che tradizionalmente i temi di cui ci stiamo occupando sono oggetto di analisi approfondite ma settoriali. Analisi settoriali nelle quali troppo spesso rischiano di infiltrarsi interessi economici, professionali e di potere. Per esempio, occorre prima di tutto definire che cos'è il paesaggio, se non altro per sottrarlo alle diatribe legali e ai conflitti fra poteri. A chi spetta la regolazione e la tutela del paesaggio nella miriade di realtà istituzionali che si occupano o che pretendono di occuparsi del problema? Noi abbiamo tre prospettive, paesaggio, territorio, ambiente, che esprimono in realtà tre aspetti diversi di un'unica realtà e sottolineano la diversità e la molteplicità degli interessi che esprimono. Troppo spesso però queste diverse etichette nascondono pretese e conflitti di competenza e rifuggono dal ricorso a quella leale collaborazione che pure la Corte di cui ho fatto parte aveva indicato come criterio fondamentale per trovare un'armonia e un accordo e una funzionalità tra i vari poteri dello Stato. In secondo luogo, quando parliamo di paesaggio, è da domandarsi se il paesaggio sia più realtà da vedere, la concezione estetica, o più realtà in cui vivere, la concezione etica. Io credo che sia la seconda concezione, vivere e non solo ammirare. Per questo è essenziale, non solo per ragioni estetiche, il rapporto tra paesaggio e patrimonio culturale, tra suolo e monumenti, e questo vale soprattutto per i centri urbani che riflettono la storia, la cultura, il rapporto tra l'uomo e la natura. Rispecchiano lo scontro tra la logica di profitto dei predatori e quella di riconoscimento degli interessi della comunità. Richiamano l'abbandono di un paesaggio rurale frutto della fatica e dell'intervento umano. Pensate ai terrazzamenti della Liguria dove vivono arrampicati gli olivi e le viti, per la migrazione verso la pianura, la fabbrica e la città. Il discorso dell'intervento pubblico sul paesaggio allora necessariamente si articola in numerosi profili e potenzialità: la storia, l'arte, l'antropologia, la sociologia, l'evoluzione e la mappa del potere economico, politico, religioso. Mi pare che questo basti a spiegare ampiamente l'evoluzione negativa e la crescita delle devastazioni dell'ambiente, del territorio e del paesaggio della città. Ma spiega anche, al contrario, la nascita di una cultura del diritto alla bellezza, alla città, alla vita nella città, alla democrazia della città e alla connessa affermazione di una serie di responsabilità, fra cui non ultima, ma tra le prime, quella dell'architetto. Il diritto alla città come espressione del diritto al paesaggio e come rivendicazione dei beni comuni e del patrimonio ambientale cresce ancor di più con la consapevolezza dell'espansione senza limiti e dell'impoverimento della vita in città attraverso le degenerazioni delle bidonville, delle baraccopoli, delle megalopoli. Abbiamo sostituito ai confini tra la città e la campagna, quei confini così ben descritti da Ambrogio Lorenzetti nel Buon Governo, i confini tra i quartieri della città, tra i quartieri agiati
e le periferie degradate. Io credo allora che, e da ciò quel riferimento al futuro, al ritorno al futuro, che in realtà la riflessione sulla città del futuro prossimo e dell'architetto di fronte a essa è in realtà un ritorno al futuro attraverso il passato. Penso all'insegnamento di Ippocrate, il quale suggeriva che il medico sia in qualche modo e un poco urbanista e architetto, tenga conto delle stagioni, dei venti, delle acque, perché influiscono sullo stato di salute. Ecco perché richiamavo il concetto della salute. Ed è un suggerimento che vale anche all'opposto, perché se il medico deve essere un po' architetto, l'architetto a sua volta deve essere un po' medico, nella ricerca del benessere come fine e nell'evitare che l'opera privata sia di ostacolo al suo perseguimento. E allora penso alla definizione che della città ci offre Platone, la città come pascolo che condiziona e alimenta la crescita e deve perciò essere organizzata, dice, in modo nutriente e sano attraverso un controllo dei costruttori. Intendiamoci, la città come pascolo non vuol dire evocare le pecore per la sfalciatura dell'erba dei parchi pubblici e non vuol dire la città come pascolo per chi riesce a mangiare in ogni e qualsiasi modo, in ogni e qualsiasi situazione, speculando sulla città. Vuol dire qualche cosa di molto diverso. Vuol dire il discorso di Vitruvio, tener conto della salubrità nel costruire le mura della città, sino aggiungere a un'affermazione di Heidegger, a me non piace molto come filosofo per la sua vicinanza a certe impostazioni radicali politiche, purtroppo ben note, ma penso che abbia ragione quando di fronte alla crisi ambientale dice che per costruire bisogna saper abitare. Sono tutte premesse del riconoscimento che lo spazio e il territorio sono un bene comune, un patrimonio per la crescita della vita sociale. Fondano la necessità e le radici profonde delle valutazioni di impatto ambientale, la responsabilità della progettazione nei confronti dell'ambiente, l'importanza della consapevolezza ambientale come premessa dell'architettura e dell'urbanistica. E ancora quello che ci suggerisce Platone quando parla dei tre livelli nella cultura del pascolo, pascolo vero, non quello a cui accennavo prima, quel doppio pascolo a cui accennavo prima. L'architettura come terapia degli spazi, come dispositivo sociale specchio della società, perché dice Platone, abitiamo ma siamo anche abitati. L'architettura come coesione e solidarietà, come sintesi tra lo spazio e le leggi per frenare le tendenze appropriative e disgregatrici. In sostanza l'architetto, anche quando agisce per una committenza privata, deve intervenire nella definizione degli spazi della città e del paesaggio del vivere in connessione con quello scopo primario del benessere e della salute. La ricerca, la progettazione e la costruzione dell'ambiente privato migliore per i singoli deve armonizzarsi nelle sue ripercussioni e nelle sue conseguenze di lunga durata con l'ambiente pubblico, tenendo conto anche del benessere delle generazioni future. E arrivo qui, finalmente per voi, al terzo punto della mia riflessione. Il futuro del patrimonio, che è soprattutto il futuro del patrimonio ambientale, il futuro della città, che è un equilibrio faticoso tra lo spazio pubblico e lo spazio privato, con tutte le componenti e con tutte le problematiche che ci oppone, l'architetto del futuro. E quella sintesi che Vitruvio propone quando ci dice che nella professione di architetto l'etica della convinzione e quella della responsabilità devono integrarsi nella professione per sé e per gli altri. Vitruvio è profeta, l'architettura, dice, non può incentrarsi esclusivamente su una prospettiva astratta unilaterale, riduttiva, di ordine soltanto tecnico e artistico. Prosegue, nessuna opera può realizzarsi senza lealtà e integrità morale.
senza una sintesi tra l'etica della convinzione e quella della responsabilità, senza la presenza di regole e di sanzioni per frenare l'irresponsabilità. Da ciò lo stimolo non è la novella di Cappuccetto Rosso, è un discorso molto concreto, un forte stimolo al recupero di un'etica e di una deontologia della professione di architetto che rischiano altrimenti di trascurarsi in un contesto come quello attuale di individualismo, di competitività esasperata, di logica della prevalenza del profitto a qualsiasi costo. Rafforzare il senso di responsabilità della professione verso l'uomo e verso la natura, quanto più crescono e divengono complesse la sfida tecnologica e quella ambientale. Il principio deontologico fondamentale, lo traggo dal codice deontologico degli architetti del Canton Ticino, che mi sembra molto valido da questo punto di vista nel 2011, il principio deontologico fondamentale è quello dell'ambiente come bene comune che si deve rispettare nella progettazione e nella costruzione. Da ciò il dovere di ricercare soluzioni che si armonizzino con l'ambiente pubblico, nel quale si riflettono gli interventi sugli spazi di prossimità, e il dovere di valutare sempre la finalità complessiva di preservare e curare le qualità del patrimonio comune. Il rispetto delle regole e delle norme deontologiche, ivi comprese quelle che impongono di valutare gli effetti di lunga durata che le trasformazioni dell'ambiente e l'organizzazione degli spazi hanno sui comportamenti e sulla salute, il rispetto di queste regole, accanto al rispetto delle leggi, la cura del pubblico interesse, la salvaguardia del bene comune, devono guidare l'esercizio della professione di architetto al pari, se non più, delle indicazioni della committenza. Tutto questo, a mio avviso, suggerisce un riesame, una riflessione e una rivalutazione coerente con i tempi attuali e con le prospettive future dei codici deontologico dell'architetto, come dei codici deontologici di altre professioni a forte impatto sociale, come quella dell'architetto. Tutto ciò impone il recupero e la valorizzazione di una formazione, sia all'origine che in progress, impone la rivalutazione e la valorizzazione non solo economica, riduttiva o quantitativa del progetto come risultato tipico dell'attività professionale. Impone un ritorno alla cultura della legalità sostanziale, alla cultura della reputazione, alla cultura della Costituzione, che manca purtroppo quasi completamente nel nostro Paese, ove, come sapete, si pretende di riscrivere la Costituzione senza nemmeno rileggerla. Ecco allora la necessità di guardare non solo all'articolo 9, non solo alle norme che ho richiamato prima, ma di riguardare l'impostazione generale della Costituzione, di colmare la lacuna della sua assenza, ad esempio, dalla formazione scolastica, di guardare alla correlazione tra diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale e al suo obiettivo reciprocità tra lavoro e dignità, traguardo di pari e dignità sociale. Un ultimo rilievo e poi ho veramente concluso. La crisi della professione di architetto. Certamente la professione di architetto oggi richiede una visione diversa e più aperta di quella già tradizionale di una professione che prima era elitaria, oggi è in crisi di formazione, di competenze e di responsabilità. Vorrei guardare a questa crisi non solo nel contesto di internazionalizzazione e di inserimento consapevole dell'architettura nelle nuove prospettive culturali, giuridiche e tecniche del governo del territorio urbano, ma anche nel contesto del lavoro professionale di fronte al mito onnicomprensivo della concorrenza, del profitto e del servizio dell'impresa, il novello vitello d'oro che sostituisce quello di cui abbiamo parlato prima. Penso alla dicotomia tra professione e impresa,
intorno alla quale ruota uno degli snodi più attuali della crisi che attraversano la professione di architetto. I dati economici colpiscono certamente. La flessione dei redditi per gli ingegneri e gli architetti negli anni scorsi è stata forte, rilevante e incisiva. Ma io credo che la crisi riguarda la stessa identità culturale delle professioni, la loro conformazione giuridica e il modello di regolazione. È fortissima, lo sapete meglio di me, la spinta attraverso la legittimazione della concorrenza e anche la sua retorica, la spinta verso lo spostamento delle professioni nell'area dell'impresa. E la professione dell'architetto, prima di altre e più di altre, è stata attraversata da questa ventata di liberalizzazione, in realtà in parte soltanto apparente, che era ispirata a una logica di promozione della concorrenza, volta a privilegiare la natura economica. Pur non arrivando a qualificare espressamente le professioni come imprese, il legislatore della riforma ha chiaramente accolto la prospettiva dell'equiparazione funzionalista tra professione e impresa, che era stata fatta sia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, sia dalla Commissione europea, sia dall'autorità garante per la concorrenza e il mercato europea e nazionale. E la logica che ha mosso il legislatore anche negli ultimi mesi, quando con la legge annuale per il mercato e la concorrenza, la legge 124 del 2017, ha emanato diverse norme in materia di professione e si occupa delle società di ingegneria, come si occupa delle società tra avvocati e della professione notarile. Abbiamo però un legislatore strabico, che nel momento in cui si occupava di professioni trattandole come imprese, si occupava anche di provvedimenti che invece sottolineavano la necessità di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale. Penso alla legge 81 del 2017 e alle norme in materia di equo compenso dei professionisti. L'attività professionale viene considerata come lavoro autonomo non imprenditoriale. Non dice che cos'è, ma dice che non è imprenditoriale. Quindi abbiamo questo strabismo dal quale il legislatore dovrà uscire. La linea interpretativa che vede l'attività di architetto, la professione di architetto come espressione ampia, importante, qualificata di lavoro non dipendente, è quella in fondo già delineata da uno dei padri della Costituzione, Mortati, che aveva sottolineato la tutela e la valorizzazione della persona nelle norme dedicate al lavoro. Dice Mortati che tutte le forme di lavoro sono accomunate da una condizione di inferiorità che accomuna gran parte di coloro che sono costretti a porre la propria opera al servizio di altri. Questa situazione è all'origine della peculiare posizione costituzionale del lavoro e di tutti i lavoratori. Conduce alla necessità di spendere le energie lavorative al servizio di altri, accomuna il lavoratore dipendente e il lavoratore autonomo, l'operaio e l'architetto. La vera differenza non è tra dipendenti e non dipendenti, ma tra chi deve svolgere attività lavorativa e chi ha il privilegio, magari maldestramente, illecitamente guadagnato, per via di evasione fiscale o per via di corruzione, di non aver bisogno di lavorare. Ecco, io credo che a questo punto il discorso sia soprattutto questo: rafforzare la linea ricostruttiva del lavoro come dignità e della professione, compresa quella dell'architetto, come lavoro e non come servizio di impresa. Ne abbiamo un'indicazione precisa, per fortuna, adesso, non solo nella nostra Costituzione, ma anche nella Carta di Nizza, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che accomuna la libertà professionale al diritto di lavoro nell'articolo 15 e riserva alla libertà di impresa un livello di protezione diverso e minore. Io credo quindi che il tema del lavoro autonomo e il tema del lavoro dell'architetto possa essere collegato a quello della progressiva affermazione di un lavoro senza aggettivi. In questa prospettiva,
vedo la sfida per una nuova legge sull'architettura che attui l'articolo 9 della Costituzione e i riflessi che abbiamo visto esservi nelle altre norme con urgenza. La legge, le tracce che si emergono sulla legge sono quelle sulle linee di indirizzo per la valorizzazione, la promozione, la diffusione e il miglioramento dell'architettura, l'educazione alla cultura architettonica, le azioni di trasformazione dello spazio naturale antropizzato, gli ambiti di applicazione e la competenza di chi opera per l'architettura e nell'architettura. Mi auguro che queste modeste riflessioni possano in qualche modo contribuire a quel dibattito e auguro all'architettura quel futuro che essa merita. Grazie.